Buonasera agli amici ascoltatori di Radio Saiuz, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'Osservatorio Antimafia. Salutiamo la regia centrale, Rosario Moreno da Treviso. Ciao Rosario, Ciao grazie. Rosario. Buonasera, 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 buonasera a tutti quanti. Un caro saluto a tutto il condominio. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di Pianeta OggiTV.net. Ciao Massimo, scusami, è l'ora. Buonasera Massimo. Un saluto a voi da Venezia, da Radio Favaro Veneto, non stop news e potremmo dire da oggi anche da Radio Valdichiana. Ecco, siamo in collegamento unificato, la rete unificata di fatto. Non preoccuparti, è un po' per tutti l'ora, sono le 22:01, fa questo effetto. Eh sì, grazie per la comprensione. Comunque, e diamo il benvenuto al nostro immancabile, ormai è una garanzia per noi, capo redattore di antimafia2000.com, Aaron Pettinari. Ben trovato, Aaron. Grazie Buonasera Aaron. Buonasera, buonasera a tutti quanti voi e a tutti quanti radioascoltatori. Grazie sempre della disponibilità, Aaron. a voi. Dunque, passiamo la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti e immediatamente dopo a Rosario Moreno per il saluto al network. Prego Massimo, a te. Quindi praticamente, cara Antonella, il condominio sarebbe il network. E certo. Bene. Allora, Ma perché non entriamo avevi subito. capito, Massimo? No, volevo Il essere nostro sicuro. network è tutto il condominio e tutti quelli che ci ascoltano sono gli abitanti del network, gli abitanti del condominio. Allora, come dico sempre, Speriamo che ottimo. paghino tutti. Ottimo, Chiedo dunque. scusa, saluto Anonimo 3147 che ci augura la buonasera. Buonasera anche a Buonasera. te. Bene, Prego. allora, ecco, sì, ok, prendiamo qui da Venezia, insomma, che poi fa fede la testata pianetaoggitv.net, no, prima lo ricordavo Antonella, per ricordare agli ascoltatori, ecco, per chi si fosse messo in ascolto pochi secondi fa, e quindi giusto per, insomma, siamo anche noi che abbiamo, come dire, tante frequenze, tra virgolette, nel web, non solamente Berlusconi. Bene, veniamo alle notizie, dunque, Alfano, migranti e siamo un grande paese, una grande democrazia che salva vite e garantisce sicurezza. Così il ministro dell'Interno Alfano a Catania al termine di un incontro bilaterale con il commissario europeo per la migrazione. Sui temi relativi alla migrazione e all'asilo, alla riforma del regolamento di Dublino, alla Guardia Costiera e di Frontiera Europea e al Migration Compact. Occorre che l'Unione Europea prenda in mano il dossier Libia con la stessa forza con cui ha chiuso l'accordo con la Turchia. Dall'estero, l'ISIS ha i giorni contati. Con me alla presidenza scomparirà molto velocemente. Così il candidato alle primarie del Partito Repubblicano Trump, prima l'America, il tema d'azione della sua politica estera. Il nostro arsenale nucleare deve essere modernizzato e rinnovato. Alleati NATO paghino di più per la loro difesa. Incalza, attacca Obama, ci lascia, continua Trump, ci lascia debolezza, confusione e disordine. Un casino. In Medio Oriente non abbiamo fatto niente per aiutare i cristiani. E Obama non è amico di Israele, ha trattato con più amore l'Iran. Questa è dunque l'affermazione di Trump. Come avete sentito, ha toccato il discorso arsenale nucleare che deve essere modernizzato e rinnovato. Forse questa gente non ha capito che se iniziamo a scoppiare bombe atomiche è la fine per tutti. Ma siccome questi, secondo me, hanno dei problemi mentali, molto probabilmente pensano di salvarsi non so come, in qualche modo. Dunque, diamo un'occhiata alla testata pianetaoggitv.net. Abbiamo un piccolo aggiornamento, ci sono delle notizie dai nostri connazionali che vivono nella vicina regione dell'Istria. Sapete, l'Istria è divisa tra Slovenia a nord e a sud della Croazia. Stanno vivendo un po' in mezzo a questi confini. Ecco, un giorno magari approfondiremo anche questa cosa. Dunque, il titolo dell'articolo appena pubblicato
Edit, un patrimonio da salvare. Qui prossimamente ricordo ai nostri ascoltatori che con questi comunicati stampa che ci provengono e news che ci provengono dalle testate giornalistiche dell'Istria e anche in altre zone d'Italia, abbiamo delle zone che noi guardiamo in modo particolare grazie al fatto che anche il nostro settimanale Pineto Oggi Report va in onda sulle TV terrestre specifiche delle zone, faremo un notiziario proprio su queste informazioni. Quindi Edit, ricordiamo, per quanto riguarda dall'Istria, è un patrimonio da salvare. Ci sono dei problemi per quanto riguarda la storica casa editrice della comunità nazionale italiana in Slovenia e in Croazia. Approfondiremo. Poi seguire un filmato, il primo, diciamo, la prima versione televisiva di Radio Favaro Veneto TV, che riguarda la festa del 25 aprile, la festa della Liberazione. Qui abbiamo una sintesi della cerimonia che si è tenuta a Favaro Veneto, appunto il 25 aprile, cioè lunedì scorso. Poi ancora un articolo di Antimafia 2000, Maniaci indagato, bufera su Teleiato. Magari dopo ne parleremo con l'ospite che avete in collegamento. Io, tra altre cose, ricordo che la nostra redazione, la nostra testata Pineto Oggi TV All News, pubblica questo articolo di Antimafia 2000 in attesa degli esiti relativi alle indagini della Procura di Palermo nei confronti di Pino Maniaci. D'altronde noi mandiamo anche il nostro settimanale in onda sulle frequenze di Teleiato. Infine vi segnalo il settimanale Pineto Oggi Reporter che riguarda il dramma degli immigrati. C'è un'importante testimonianza di Lorena Caligo, infermiera professionale, che ha assistito durante gli sbarchi, i drammatici, potremmo dire così, sbarchi dei profughi nelle nostre coste. Dunque, vediamo se abbiamo qualche news dell'ultimo momento degna di segnalazione. No, alle 22.07 è tutto dunque da Venezia per il momento. Ci sentiamo per eventuali aggiornamenti al termine di Osservatorio Antimafia. Nel frattempo, la linea che torna a Bari. Antonella Intranò, Ugo Lombardi. A voi. Bene, grazie a Massimo Bonella e sì, ci sentiamo in chiusura per eventuali ultimi aggiornamenti. Allora, Aaron, ben trovato innanzitutto. Ari, Ari, ciao a tutti quanti voi. Allora, Aaron, di carne al fuoco direi che ce n'è parecchia, ma parlo naturalmente della quantità e dell'importanza degli articoli pubblicati su antimafia2000.com, ma non possiamo fare a meno, visto che anche tu hai scritto un bell'articolo a riguardo, non possiamo fare a meno di cominciare da quella che è stata l'intervista del mese, diciamo così. L'intervista apparsa, le interviste, è più corretto dire, apparse sul Fatto Quotidiano e sul Corriere della Sera, rivolte a Piercamillo Davigo, fresca nomina dell'Associazione Nazionale Magistrati, di Così. cui è il nuovo presidente, nonché ex appartenente al pool di Mani Pulite. Sono state dichiarazioni le sue, Aaron, che hanno scosso parecchio, soprattutto credo alcuni suoi colleghi, diciamo così. E le affermazioni di Davigo sono state precise, chiare. I politici rubano più di prima, ma adesso non si vergognano più. Credo che sia condivisibile l'affermazione e l'analisi, che è semplice e non semplicistica, come qualcuno ha detto, di quella che è la situazione attuale in Italia. Beh, sicuramente possiamo dire che Piercamillo Davigo, il magistrato Piercamillo Davigo, oggi presidente dell'ANM, ha colto nel segno con le sue parole. I fatti parlano per lui e sono anche a dimostrazione di quello che lui dice chiaramente. Le inchieste sui fenomeni di corruzione sono praticamente continui. È un dato di fatto che c'è un'economia sommersa proveniente dai fenomeni corruttivi. È un dato di fatto che le leggi, che ne dica il Premier Renzi, che comunque le leggi non, in questo momento non aiutano all'individuazione dei fenomeni corruttivi. E quando dico che non aiutano, non sono tanto
proprio nella sua individuazione, ma non aiutano a arrivare a una sentenza, se penso per esempio alle prescrizioni che sono state che sono molto favorite, diciamo, per certi tipi di reati. A gran voce fior di magistrati chiedono che si intervenga proprio per allungare i termini, diciamo, della prescrizione, o allungare o quantomeno bloccare la prescrizione nel momento in cui la magistratura scopre un reato o anche quando inizia un grado di giudizio, perché oggi è un dato di fatto che nessuno, soprattutto la politica, comunque nessuno si fa processare, o meglio, quasi che conviene di più, come denunciava oggi il procuratore generale Scarpinato, sempre intervistato dal Fatto Quotidiano, è quasi meglio, anziché patteggiare o arrivare appunto a patteggiare un'eventuale condanna e quindi riconoscere i propri errori, i propri crimini, oggi conviene arrivare al processo, perché nel giro di 7 anni la prescrizione si consuma di fatto, in base al momento in cui si è commesso il reato, e quindi con i tempi lunghi che ci sono sui processi e quant'altro porta di fatto una prescrizione certa che, ahi noi, oggi viene sempre più venduta come una soluzione, anche quando questa non è. Aaron, come interpretare l'affermazione del presidente D'Amico, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, tenuto conto che molti magistrati fanno politica? Ma io credo che il discorso che ha fatto il presidente D'Amico prescinda dalla politica o il fatto che molti magistrati oggi sono entrati in politica. Possiamo essere d'accordo che dal momento in cui un magistrato decide di fare quel passo, può essere giusto da un punto di vista di riforma che quel magistrato poi non torni più indietro e quindi non rifaccia più quel ruolo. Cioè, una volta che è entrato in politica non può appunto tornare a fare il magistrato in futuro. Su questo penso che possiamo essere generalmente tutti quanti d'accordo. Lui si rivolge anche a quei magistrati che oggi sono politici, proprio perché serve un intervento della politica, che non può continuare a lavarsi le mani e lasciare alla sola magistratura l'intervento in questi casi, in questi episodi, ma che deve intervenire con forza e con decisione. Lo può fare chiaramente perché avendo il potere legislativo in mano, ovviamente è il Parlamento che emana le leggi, e quindi da lì, purtroppo, volente o nolente, il magistrato si trova a dover fare e a dover far rispettare le leggi, è il garante delle leggi. Quindi molte volte non stupiamoci se poi dopo ci sono delle leggi che possono essere non esatte o non corrette o che non prevedono determinati tipi di reati, se il magistrato di per sé si trova con le mani legate. Ecco, di fronte a questa situazione ci dovrebbe essere in realtà una cooperazione tra politica e magistratura e non uno scontro, come invece molti vorrebbero far passare. Le indicazioni da Vigo sono per riaprire eventualmente un dialogo rispetto a quanto non è stato fatto fino adesso, dove invece si è cercato in più maniere di controllare la magistratura e come denunciano anche altri addetti ai lavori, con il fortissimo rischio di far diventare i magistrati oggi dei burocrati, con riforme della giustizia, riforme della Costituzione che potrebbero portare veramente a uno sfacelo o alla libertà di tutti quanti i cittadini, se vogliamo, più che alla libertà e alla giustizia di tutti quanti i cittadini. Aaron, qualcheduno ci ha tenuto a puntualizzare che queste dichiarazioni di D'Amico possono accendere o riaccendere una polemica, uno scontro fra magistratura e Stato, sostanzialmente. Ma è proprio indispensabile in questo momento avere un conflitto di questo genere?
Ripeto, le dichiarazioni di Davigo vengono in un momento in cui è opportuno che certe affermazioni vengano fatte. Innanzitutto c'è un errore di fondo. Io nei giorni scorsi moltissimi giornali, chiamiamoli così, di potere, hanno fatto una vera campagna proprio a manifestare come se Davigo di punto in bianco, si è tirato fuori con queste affermazioni. Se le aveva fatto uscire, non aveva il parere favorevole di tanti altri colleghi. Io faccio una riflessione: quando è stato il momento di eleggere Davigo come presidente, 1041 associati hanno votato il suo nome, quindi una stragrande maggioranza rispetto a tutti quanti. E moltissimi magistrati sono intervenuti nei giorni successivi per manifestare le ragioni anche di Davigo. Penso al PM Di Matteo, penso a oggi il procuratore generale Scarpinato, penso allo stesso Nicola Gratteri, che per quanto può aver detto che non si deve generalizzare, anche se lo stesso Davigo immediatamente dopo in un intervento pubblico ha detto che chiaramente non si riferiva a tutta la politica, perché non è questo che si vuole far passare, che tutta la politica è in marcia, però si deve dire la verità dei fatti. La verità dei fatti è che ci sono determinati reati, determinati fenomeni corruttivi che riguardano soprattutto soggetti politici o amministratori, soggetti che amministrano la cosa pubblica, che di fatto o vanno a finire in prescrizione o vanno a finire con pene irrisorie rispetto a tanti altri fenomeni, o peggio ancora, neanche vengono individuati, perché ci sono delle normative che invece magistrati, penso proprio allo stesso Nicola Gratteri, a cui il Premier Renzi aveva dato il mandato per proporre una riforma della giustizia, Gratteri ha presentato queste norme, ma proprio nei giorni scorsi ha dichiarato pubblicamente in un'intervista sempre al Fatto Quotidiano, dove dice il Premier Renzi: queste proposte che noi abbiamo fatto le ha prese e di fatto le ha riposte in un cassetto, non ne ha mai tenuto conto. Se ci troviamo di fronte quindi a un allarme generico, salvo alcune voci fuori dal coro, io non metto in dubbio che non tutti sono d'accordo con Davigo, però penso che siamo tutti, che non è nei fatti che ci sono determinati problemi, determinati fenomeni che non vengono neanche presi in considerazione. E la corruzione costa alla nostra ricchezza, al stato sociale. Si stima in un fatturato di circa 60 miliardi di euro all'anno, cioè 60 miliardi di euro all'anno per difetto. Chiaramente, se non vogliamo parlare di cifre, comunque sia, sono un sacco di soldi pubblici che vanno a finire nelle mani di qualche delinquente, e questo ci dovrebbe bastare per farci indignare, anziché, appunto, dire che siamo di fronte a una guerra tra magistratura e politica. La politica dovrebbe fare, un mea culpa, iniziare per prima lei a fare pulizia di fronte a questi fenomeni corruttivi, o anche liberarsi, ripulirsi dai soggetti che sono vicini alle criminalità organizzate. Penso a quanto sta accadendo in Campania, dove è venuto fuori che il presidente del PD è stato in rapporti secondo la magistratura con ambienti vicini alla camorra. Esattamente, ma tra la corruzione che ci costa quel che ci costa e non poco, l'evasione fiscale che è un altro pesantissimo balzello che purtroppo Yeah. paghiamo noi cittadini, tutto questo va a detrimento dello stato Dell'economia. sociale, del welfare soprattutto, perché laddove non ci sono soldi non è possibile naturalmente fornire quei servizi alle famiglie, alla società, che sono indispensabili per una prosecuzione serena della propria vita, e quindi anche per potersi magari dedicare ad attività che esulino dall'ordinario. Anche la semplice lettura di un giornale
Questa intervista è stata pubblicata a pagina intera venerdì 22 aprile sul Corriere della Sera. Io non so quanti abbiano avuto la possibilità di leggerla. Per prima devo confessare che l'ho dovuta leggere il sabato seguente perché il venerdì mi è stato impossibile. Ma c'è un punto, Aaron, in questa intervista che credo sia molto, molto interessante. Alla domanda del giornalista, quindi si ruba più di prima? Sostanzialmente, Davigo risponde che si ruba in maniera differente, in maniera meno organizzata, lasciando molto l'iniziativa individuale a gruppi estemporanei che si formano e si sfasciano con una certa rapidità, e il tutto viene poi in un certo qual senso calmierato, veicolato, indirizzato dalla criminalità organizzata. Quindi si offre una sponda in più? Beh, allora il problema, a mio avviso, diciamo che i fenomeni, come spesso abbiamo detto, il fenomeno della corruzione e quindi del politico corrotto, del cattivo amministratore, si va a legare, come una faccia nella stessa medaglia, alle criminalità organizzate. Diciamo che di fronte a un atteggiamento di predisposizione che ci può essere rispetto a questi personaggi, quelli che Falcone e Borsellino chiamavano il terzo livello, se vogliamo, chiamiamoli imprenditoria mafiosa, borghesia mafiosa, chiamiamoli con questi nomi. La commistione con le criminalità organizzate diventa sempre più possibile e stringente, anzi, molto spesso può capitare che sono gli stessi soggetti, tra virgolette, mafiosi che arrivano a sedere nella stanza dei bottoni, nelle stanze del potere. Penso in passato quelli che erano i fratelli Salvo, le sartorie dei Salvo, penso a un soggetto come abbiamo sempre nominato come Marcello Dell'Utri, che è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa e che ha seduto in Parlamento. Penso al presidente della Regione Sicilia Cuffaro, che ora è uscito perché è finita la pena, ma comunque è stato condannato in via definitiva per favoreggiamento a Cosa Nostra. Quindi diciamo che di fenomeni di questo tipo ne abbiamo avuti parecchi nel corso della nostra storia, di esempi per comprendere il fenomeno, come si è evoluto e come si sta evolvendo. Oggi forse siamo a un livello ancora più in alto. Io credo che ha ragione a dire, per esempio, oggi il procuratore generale Scarpinato, per esempio, parlava proprio del fatto che è come se nel corso del tempo si sono creati gli anticorpi. Si faceva questo esempio dei colletti bianchi che prima di fatto dopo Tangentopoli, dopo lo shock che hanno ricevuto vedendosi attaccati in prima persona con tutto quello che veniva portato con l'inchiesta di Mani Pulite. E di fatto oggi la situazione si è creata con una serie di riforme che ha permesso una sostanziale impunità dei colletti bianchi. E se andiamo a vedere, infatti, chi oggi è condannato in via definitiva e che è in carcere per i reati di corruzione o corruttivi corrisponde a un pugno di persone. Se andiamo a vedere, si conteranno nelle dita di due mani. Adesso i numeri esatti non li conosco, ma sono veramente pochi. Sono numeri irrisori rispetto al gran numero di gente che si trova a espiare le pene in carcere. L'altro tema grave è chiaramente quello di cui parlavamo prima, cioè ovvero che i fenomeni della corruzione di fatto danno, e più l'evasione fiscale, dà un colpo quasi al cuore a quello che è il welfare. Chiaramente noi siamo in una situazione di recessione, abbiamo dei patti e dei vincoli da rispettare con l'Europa, dal punto di vista economico, e il paradosso è che di fatto
la cosa incredibile, che sembra incredibile, ma probabilmente è perché fa gioco anche al sistema di potere stesso, e forse è per questo che certi fenomeni non vengono contrastati con la dovuta chiarezza. Cioè, più la corruzione si diffonde, più diventa diciamo evidente questo attacco al welfare, e quindi allo smantellamento dello Stato sociale, e di fatto si crea non solo la sfiducia da parte dei cittadini, ma di fatto si creano quegli spazi per far pensare che l'unica situazione di fronte allo sfacelo totale dell'economia sia quella di privatizzare, quindi tutto ciò che è pubblico deve essere privatizzato. Vediamo quello che si sta facendo in Parlamento, per esempio alla legge sulla privatizzazione dell'acqua, che noi abbiamo risposto con un referendum appena qualche anno fa, dicendo no alla privatizzazione dell'acqua. In qualche modo politici di turno, per rispondere a qualche lobby, evidentemente di potere, infila la privatizzazione dell'acqua continuamente, di continuo. Lo stesso è successo per il nucleare, lo stesso è quanto è accaduto all'ultimo referendum con la questione delle trivelle, che è stata dove è stata fatta una censura di fatto al referendum, con tanta gente che neanche sapeva perché o per cosa si doveva andare a votare. Aaron, ma se la classe è irrequieta, è irrequieta perché mancano gli insegnanti, cioè voglio dire, fuori di metafora, se la delinquenza e la criminalità organizzata è così virulenta, qual è il motivo? Perché mancano 1000 magistrati, o ci sono altri motivi per cui questa battaglia è sempre così impari? Ma diciamo che il problema della lotta impari è semplicemente perché c'è fondamentalmente un problema che è sociale e culturale. Non è il numero di magistrati presenti o non presenti che farebbe la differenza, il problema è culturale. Diceva Gesualdo Bufalino che la mafia sarà vinto da un esercito di maestri elementari. Questo perché in realtà la lotta alla mafia, la lotta per la legalità, la lotta contro le criminalità organizzate, le corruzioni, si devono fare dal basso, innanzitutto verso i più giovani, cercando di fargli capire che cosa sono questi fenomeni e perché non vanno bene, ma far capire il danno che portano questi fenomeni. E questo non sempre viene fatto. Certo, una grossa responsabilità ce l'ha la società, che è anche la politica, perché se la politica non riesce a dare servizi, quei diritti basilari alla gente comune, al popolo, è ovvio che il popolo si va a rivolgere da qualcun altro o guarda da altre parti. Quindi fondamentalmente però si riesce a uscire da questo pantano solamente se la popolazione viene dotata di quegli strumenti per capire e per comprendere. Quindi bisogna informarsi, bisogna andare soprattutto nelle scuole e cercare di far capire questo aspetto. Certo, l'informazione, lo stato dell'informazione di oggi non aiuta molto, perché come dicevamo poco fa è stato fatto passare come un'immagine che Davigo si era alzato una mattina e da solo parlava contro i magistrati, con tutta l'ANM e il CSM che erano contro di lui. Quando andiamo a vedere fino in fondo, all'interno del CSM chi era contro di lui erano soprattutto i soggetti politici, all'interno dell'ANM o tra la magistratura quei magistrati che hanno avuto quantomeno incarichi ricevuti dai politici sono quelli che hanno additato Davigo come essere un eversore o un qualcosa del genere. Quindi fondamentalmente è sempre lì, è una questione di potere in fondo. Bisogna saper individuare dove sono le informazioni e cercarle soprattutto di comprendere. Davigo, quando se uno legge le interviste di Davigo, Davigo parla in maniera molto chiara e diretta, è molto semplice il ragionamento che fa, è molto chiaro e secondo me non c'è poco da dire di fronte al suo modo chiaro e semplice di parlare, insomma. Nella sua intervista, infatti, lui fa un esempio parlando, parafrasando una barzelletta che è stata poi messa in giro durante il periodo fascista, cioè fa riferimento al periodo fascista,
In questa barzelletta dice che in un territorio dove il podestà non è riuscito a sconfiggere la presenza delle zanzare e delle mosche, è inevitabile che si possa affermare che hanno vinto le zanzare e le mosche. Allora a questo punto la domanda è ovvia: il podestà che ci sta a fare? Sì, è vero, è giusto il ragionamento, però è un dato di fatto che, come dicevo prima, la magistratura, quindi il potestà che, a cui fai riferimento, di fatto non, è strumento di controllo, ma in questo momento è strumento di controllo basato su determinate regole, e la partita viene truccata continuamente. L'ultimo trucco che vogliono creare è questo della riforma della Costituzione, che porterà a una serie di problematiche ulteriori. La partita l'hanno continuamente truccata. Penso, ad esempio, quando abbiamo parlato in passato del reato di voto di scambio politico-mafioso. Nell'aumentare le pene, non le hanno, innanzitutto non le hanno montate tutte, ma soprattutto hanno, nel modificare il reato, hanno reso il reato più difficile da riscontrare, tanto che è successo proprio nei mesi scorsi che il deputato Antinoro, che in primo grado era stato condannato per voto di scambio politico-mafioso, adesso in appello è stato assolto, perché nel frattempo la legge è cambiata. Questi sono i paradossi che si creano, appunto, truccando le partite. Ed è questo su cui Davigo cerca di ora, in questo momento, puntare l'indice, anche per suggerire eventuali interventi che si devono fare per poi migliorare, insomma, tutto ciò che c'è attorno alla sicurezza, alla giustizia, per il cittadino comunque. Proprio a proposito di questi interventi da fare, e quindi per apportare dei miglioramenti, credo che lui faccia l'esempio di un paese a noi vicino, dove i processi di appello possono anche, nell'appello si può correre il rischio di avere una condanna più severa che in in quello di Francia. primo grado in Francia. Questo mi pare di aver letto che lo individua come una delle iniziative che potrebbero anche correggere un po' l'abnorme lavoro che I viene poi, paradossi che si vengono a e i creare in paradossi Italia. che ci sono. Ma uno dei problemi che noi abbiamo è problemi. Da una parte è una cosa unica che ci invidiano in molti, che il nostro è un paese molto garantista, tanto che abbiamo 3 gradi di giudizio, però è anche vero che ci sono moltissimi, moltissimi, come si dice, cambi anche clamorosi nei giudizi che vengono fatti. Questa è una cosa, un unicum totalmente, totalmente italiano. Proprio come ho detto poco fa, vengono cambiate le leggi, e una normativa che ti veniva riconosciuta in primo grado come corretta, al successivo grado di giudizio la condanna viene ribaltata. Oppure ancora, molto spesso in primo grado si arriva a una condanna, poi arrivi all'appello, il reato si prescrive e buonanotte. E quindi siamo di nuovo al punto di partenza, di fatto. Così siamo arrivati a un processo come quello di Andreotti, dove in realtà Andreotti è stato sì assolto, ma perché il reato era prescritto, cioè non è stato assolto, assolto, ecco, non è stato condannato perché il reato era prescritto, eppure era ritenuto colpevole fino al 1980, se non erro. Non vorrei aver Insomma. detto una cavolata, una castroneria. Vabbè, insomma, quando anche dovesse essere, ti verrà perdonata, non ti preoccupare. Ma insomma, mi pare abbastanza chiaro a questo punto che dovrebbe essere un processo di epurazione che la classe politica dovrebbe fare nei confronti di se stessa, e accantonare tutti quegli uomini che presentano, uomini o donne, insomma, detto in senso generico naturalmente, che presentano dei lati oscuri nel loro operato e nella loro
conduzione politica. Sarebbe forse opportuno che avvenisse questo piuttosto che dar vita alle solite polemiche tra uomini politici, magistratura, schieramenti di destra, schieramenti di sinistra. Sono cose che non, di sicuro non servono ad un paese come questo, che proprio qualche giorno fa, qualche tempo fa, ha visto ancora una volta uomini di governo coinvolti nell'ennesimo affare di tangenti, nell'ennesimo scandalo. Mi sto riferendo, Aaron, a Trivellopoli. Sì, questo è solamente uno degli ultimi esempi. Sì, uno dei più freschi, insomma. Oh, sì, che però, sul quale però, scusami, poi non dico più nulla, certo. Accade che si osserva l'ennesimo stranissimo fenomeno nel nostro paese. E cioè noi scopriamo all'improvviso di avere due presidenti in Italia, l'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, l'attuale Mattarella, e di contorno c'è Matteo Renzi. Ora, questa è una situazione abbastanza paradossale che si viene a verificare solo nel nostro paese, perché un ex presidente dà indicazioni sull'opportunità di non andare a votare per mettere in evidenza la pochezza, insomma, del quesito referendario. Il nostro presidente del governo, che sostanzialmente li regge la candela, e sommessamente l'attuale presidente e l'attuale capo dello Stato, che dice che lui andrà a votare, ma sembra non se ne sia accorto nessuno. Allora, che paese è questo, Aaron? No, sicuramente è un grande paradosso il fatto che l'ex capo dello Stato, nonostante sia il capo dello Stato, detta l'agenda politica come se fosse ancora lui il capo dello Stato. Questo è il grande paradosso che noi viviamo rispetto a Giorgio Napolitano. Mattarella, il presidente Mattarella, sta fino a questo momento comportando come il risulta essere il grande assente, perché è fuori dai grandi temi, non è intervenuto mai, non è neanche intervenuto rispetto a questo ultimo dibattito sul scontro ipotetico tra magistratura e politica. Anzi, si è intervenuto il suo vicepresidente Legnini all'interno del CSM, perché ricordiamoci che il capo dello Stato è presidente del CSM, e è intervenuto dicendo, chiedendo di abbassare i toni, insomma, prendendo quindi una posizione un po' quantomeno ambigua, su pressione chiaramente della politica. È intervenuto nel merito della riforma costituzionale che si andrà a votare a settembre, a ottobre 2016, dicendo che lui è favorevole per la riforma, anche se ancora non sappiamo benissimo tutti quanti gli aspetti che verranno modificati. Non ha detto una parola rispetto a quanto invece ha detto Napolitano, che addirittura Napolitano dice sì alla riforma delle intercettazioni e quant'altro, indica addirittura i punti da andare a toccare. Di fatto non ci possiamo stupire di questo, perché di fatto è da ormai più di 20 anni che siamo di fronte a un abbassamento del livello della politica, a mio avviso, da quando si è passati dalla prima alla seconda Repubblica, e poi ancora i 20 anni di berlusconismo hanno, e ora quello che stiamo vivendo con Renzi, ha totalmente abbassato il livello della politica, fino quasi a far diventare un unico partito. Cioè, oggi è difficile distinguere cosa è destra, cosa è sinistra. Cioè, i ragionamenti sono molto 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 diversi e riguardano altre logiche. Questa perlomeno è la mia chiave di lettura e il mio pensiero. Per quanto riguarda la problematica che dicevi, sì, siamo di fronte a queste situazioni, purtroppo, dove abbiamo questa cosa strana di tre soggetti, dove, come dicevo prima, appunto, il capo dello Stato non più titolare si comporta come se fosse ancora seduto nelle poltrone del Quirinale. Questo sicuramente è una cosa anomala, se vogliamo, tutta quanta totalmente italiana.
una delle tante cose anomale, perché poi se consideriamo anche che un pregiudicato sta lì a discutere l'eventuale opportunità di di cambiare la Costituzione, insomma, questo è ancora più preoccupante come dato. Naturalmente mi riferisco al Silvio Berlusconi, no? È abbastanza inquietante tutto questo. Ma un'altra cosa che abbiamo trovato abbastanza inquietante è l'ennesimo tentativo di imbavagliare. Non posso dire la stampa, perché non tutta la stampa deve essere imbavagliata, in quanto in buona parte è già prezzolata, ma quella che appunto risponde ancora a criteri di libertà di opinione e di espressione. Mi sto riferendo, Aaron, agli attacchi che sono stati rivolti rispetto all'opportunità di utilizzare le intercettazioni e al fatto che, sempre leggendo un articolo su Antimafia 2000, firma di Miriam Cucco, se non ricordo male, l'Italia occupa il 77° posto, se non ricordo male, nella classifica rispetto alla libertà di stampa, cioè nel nostro paese non vi è sostanzialmente una reale libertà di stampa, e soprattutto moltissimi sono i giornalisti accusati, indagati, spesso non a ragione, o ancor di più minacciati dalla criminalità organizzata. Sì, siamo di fatto al 77° posto in base al rapporto di Reporters Sans Frontières, che ogni anno stila questo rapporto appunto sulla libertà di stampa mondiale. Siamo quindi in ribasso, sempre più in basso rispetto agli anni precedenti. Ci troviamo di fatto in Europa siamo meglio solamente della Grecia e della Bulgaria, per dirne due. Ci sono dei casi in particolare, quest'anno è particolare il rapporto in quanto si fa riferimento anche ai tentativi di censura da parte del Vaticano. Infatti viene riportato proprio l'esempio, lo scandalo che c'è stato su WatiLeaks con un processo che è tuttora in corso alla Santa Sede nei confronti dei colleghi Gianluigi Nuzzi e Emiliano Fittipaldi. E tra le altre cose si parla anche di Pino Maniaci che appunto viene preso come esempio di giornalismo che ha fatto importanti inchieste che poi hanno svelato tutto quanto quel sistema di potere che era la gestione dei beni confiscati e il famoso scandalo Saguto, il caso Saguto all'interno del Tribunale di Palermo. Visto che prima Massimo era intervenuto ricordando una notizia di questi giorni sul fatto che Pino Maniaci è in questo momento indagato dalla stessa Procura di Palermo con l'accusa di estorsione. Questa è una notizia, un'indiscrezione al momento giornalistica, non sta trovando, per ora non ci sono notizie ufficiali, ma ufficiose, cioè, o meglio, la procura ancora non si è espressa in merito, però sicuramente se ci sono in questo momento degli accertamenti che vengono fatti su Pino Maniaci, la speranza da parte nostra chiaramente è che non possiamo che riconoscere le denunce fatte da Pino, da Telegliato in tutti quanti questi anni. Fino a prova contraria non possiamo certamente dire nulla da questo punto di vista. Abbiamo fiducia nella magistratura, questo anche. Non riteniamo noi che in questo momento, che questa inchiesta qui, se ci fosse, che questa inchiesta sia una ritorsione nei suoi confronti. Cioè, non la vedo come una ritorsione nei suoi confronti, semplicemente c'è una magistratura che indaga su una notizia di reato, poi quella può essere reale o non reale, cioè concreta o non concreta, ma sta alla magistratura a dimostrare se questo è concreto oppure no. Fatto sta che
base alle indiscrezioni, appunto, l'inchiesta ci sarebbe. Stiamo anche noi cercando di capire concretamente quello che c'è dietro, insomma. Detto questo, come ho già detto, come abbiamo anche scritto il nostro direttore Giorgio Bongiovanni insieme al vice direttore Lorenzo Baldo, ci speriamo al più presto che insomma vengano chiariti questi aspetti sulla vicenda di questa inchiesta, in modo che vengano tolti anche tutti quanti i dubbi. Certo è una cosa, questo lo voglio dire, non mi piace questo clima che si sta creando di fronte a tutte quante queste situazioni, di attaccare tutta l'antimafia mettendo nello stesso calderone appunto il caso Saguto, Montante, Magnaci, eccetera eccetera eccetera. Non si possono mettere tutti nello stesso calderone, non sono tutti la stessa cosa. C'è una voglia che vedo da parte di certi intellettuali, da certi giornali, di attaccare l'antimafia nella sua interezza, di delegittimare i magistrati antimafia, forse nella loro interezza, forse solamente verso alcuni. Insomma, c'è un clima da questo punto di vista ostile che secondo me non fa bene alla lotta al sistema criminale, alle criminalità organizzate, non fa bene alla lotta alla legalità, perché così si crea confusione se si fa di tutto un'erba un fascio. I casi vanno distinti e vanno assolutamente approfonditi uno ad uno. Certo, bisogna circoscrivere gli avvenimenti fatti e non buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire. È come se uno dice tutta la politica appunto fa schifo. Non è tutta la politica, e quando si generalizza si fa un errore. Beh, ma chi meglio di lui poteva fare questa affermazione? Insomma, l'esperienza che ha vissuto oltre 20 anni fa e come l'ha vissuta, insomma, gli ha potuto consentire questa affermazione. Non abbiamo ancora capito come sia possibile, però, che nell'inseguimento vengono prese soltanto le zebre lente. Sarebbe più auspicabile che venissero prese anche quelle veloci, anche perché quelle sono quelle che poi fanno più danno, più problemi, insomma. Ma Ugo, per prendere le zebre veloci devi dotare i cacciatori della giusta strumentazione. Se non doti i cacciatori della giusta strumentazione, le zebre veloci non le prenderai mai. Noi non ci aspettiamo, noi cittadini, voglio dire, credo che non si debba aspettare in questo eterno conflitto che l'uno vinca sull'altro. Questo credo che non potrà mai avvenire. Però la speranza è che l'uno tenga a bada l'altro, anche se magari è stato auspicato che ognuno di questi poteri rimanga nel proprio alveo. Ma credo che sia più prudente per tutti noi che si giunga ad un punto in cui uno dei due poteri tenga sotto controllo l'altro, e questo ci farebbe stare più tranquilli. Che ne pensi, Aaron? Da un certo punto di vista, la questione del controllo è che in realtà il controllo sulla politica dovrebbe essere prima di tutto dei cittadini stessi. Siamo noi cittadini che dobbiamo controllare quello che fanno i nostri politici prima ancora che la magistratura, perché come dicevo prima, il sistema che regolamenta il nostro Stato, che è molto bello, la Costituzione è molto bella, però ripeto, ci sono i tre sistemi, cioè il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario, che in teoria dovrebbe fare da cane da guardia, se vogliamo, no? Affinché il potere esecutivo agisce correttamente in termini di legge, ma comunque si basa sempre sulle leggi. Le leggi chi le fa? Le fa il Parlamento. Quindi di fronte a quella situazione, comunque il vero cane da guardia alla fine
più che la magistratura, alla fine la fanno i cittadini, innanzitutto perché sono anche loro che sono per strada e possono e notano dove ci sono questi problemi, quindi la prima cosa che possono fare è anche loro stessi denunciare quando vedono che ci sono situazioni poco chiare, perché chiaramente la magistratura interviene quando sa di notizie di reato, non è che le va a cercare la magistratura in sé, non funziona così. Se il cittadino pensa questo, commette un errore. In realtà tutto nasce quindi dal controllo che hanno i cittadini del territorio, di quello che vedono, di come si fidano delle istituzioni che ci sono presenti anche, e se decidono anche di aiutarla. Questa, secondo me, bisogna lavorare molto sul far riavere la fiducia ai cittadini, sia della magistratura che della politica stessa. Ma questo, come dicevamo prima, è un lavoro culturale, sociale. Molto, molto difficile. Io, in un ipotetico sogno che vada verso il positivo, ci sono sogni belli e sogni brutti, no? Oppure sogni anche intermedi, ma in uno di quelli magari belli potrebbe, per esempio, immaginarsi un mondo di politici che manda a casa i magistrati. Cioè, voglio dire, sono così tanto bravi che non fanno nulla, non commettono nessun reato, tanto che i magistrati devono per forza stare lì senza far nulla. Non sarebbe auspicabile una cosa del genere? No, sarebbe auspicabile, nel senso che magari, cioè nel senso, magari non ci fosse il bisogno, cioè di fatto mi stai dicendo che ci sarebbe uno Stato dove tutti quanti pensano al bene comune. Sarebbe auspicabile, esatto, che tutti quanti, esatto, pensassero al bene comune. Il problema è che oggi in pochi pensano al bene comune e pensano più al proprio, e poi siamo sempre lì. Se per primi i magistrati, i politici non fanno pulizia al proprio interno, non candidando impresentabili, non tenendo lontani soggetti che magari sono stati in odor di mafia o quant'altro, molto spesso si delega o ci si nasconde dietro la frase: ah, ma ancora non siamo al terzo grado di giudizio, non c'è ancora la sentenza definitiva, aspettiamo la sentenza definitiva. Intanto però, aspettando la sentenza definitiva, passano 10 anni, 7 anni, quello che è, e non è colpa dei processi lenti perché sono fannulloni i magistrati, ma perché si fa di tutto per non far ultimare i processi. Oppure magari si arriva, appunto, come dicevamo prima, a una bella sentenza di assoluzione perché il reato è prescritto e quella persona per cui vengono accertati determinati reati ce la ritroviamo di nuovo al governo, al potere, per l'ennesima volta. In realtà non può essere così. Dovrebbe essere molto semplicemente che, di fronte a dei fatti che vengono accertati, la politica dovrebbe per prima fare pulizia. Forse l'abbiamo perso. Siete ancora in linea, ragazzi? Sì, sì, infatti. Aaron, ci sei? Aaron. Sì, sì, ci sono. Perfetto. Mentre puoi continuare, Aaron. No, io avevo finito il mio pensiero. C'è stato un problema tecnico a Bari. No, il problema è che noi non abbiamo più sentito ad un certo punto, per cui non avevamo capito che tu avessi concluso il tuo pensiero. Ok. Va bene, allora io, Aaron, vorrei parlare di tantissime altre cose, però vedo che purtroppo sono già le 22:55. Solo un accenno ti chiedo rapidamente, perché non è possibile naturalmente commentare tutto. Fiandaca, che cosa ha combinato questa volta? Ma, guarda, molto semplicemente ve la faccio in maniera breve quanto è accaduto. Di fatto è successo questo, che non tanto lui, ovvero è stata diffusa la notizia che il magistrato Nino Di Matteo aveva commentato all'interno della mailing list della Procura di Palermo, quindi diciamo tra i suoi colleghi, aveva commentato l'opportunità
che Fiandaca, il professore Fiandaca, venisse invitato a chiudere una manifestazione organizzata di fatto dal CSM, dai corsi che il CSM di formazione che fa il CSM, venisse invitato appunto a parlare di concorso esterno, chiedendosi in questa mailing list se fosse opportuno invitare un professore, un soggetto, un qualcuno che comunque si permette di rilasciare dichiarazioni critici rispetto a un processo che è ancora in corso. Sappiamo tutti qual è la posizione di Fiandaca rispetto al processo trattativa Stato-mafia. Detto questo, di fronte a questa opportunità, di fatto qualcuno ha tirato fuori questa notizia, che innanzitutto era un commento all'interno della mailing list, quindi non era una cosa pubblica, ma e poi è un ragionamento. È stata fatta un'intervista a Fiandaca e Fiandaca ha tacciato il dottor Di Matteo di essere un censore fascista, di fatto, con le sue parole, perché quella è una censura fascista, perché lui dice come si può permettere di dire chi deve o non deve partecipare a un convegno, oppure no. Fiandaca non ricorda o fa finta di non ricordare che esattamente l'anno scorso a un nostro convegno che doveva essere organizzato presso la facoltà di giurisprudenza lui per primo pose veti sui nome che si doveva dare alla conferenza, sui nomi dei relatori, su le modalità quindi con cui la stessa doveva essere svolta. Questo è quanto era accaduto, e nell'articolo che abbiamo pubblicato su Antimafia 2000 noi mettiamo in risalto proprio questa particolarità. Quindi era lui casomai che in passato ha posto delle censure. Ma questo naturalmente non deve passare poi come una sorta di ripicca, naturalmente, e che per ovvie ragioni ci sono delle situazioni di opportunità per cui magari ecco, la relazione di qualcuno potrebbe essere pregiudizievole rispetto all'esito che si intende dare allo stesso incontro pubblico, perché altrimenti potrebbe sembrare quasi una sorta di ripicca, no? Beh, allora da un certo punto di vista sì, io più che altro è questo quello che voglio dire. Di Matteo non ha fatto nessuna censura, perché ha espresso una propria opinione, ma non è che ha detto nella mailing list scrive ai suoi colleghi non invitate Fiandaca. Certo. Molto è stata l'espressione così di una sua opinione, tutto qui. È un'opinione, ma poi chiaramente gli organizzatori decideranno il loro da farsi, e il dottor Matteo sarà libero come altri magistrati se andare o meno a quell'incontro. Non si mette quindi il bavaglio di fronte a qualcuno, si sta mettendo un bavaglio a qualcuno. Dall'altra parte era un po' diverso, perché il bavaglio c'era, e come anche perché si disse che per fare essere presente il dottor Di Matteo al nostro convegno lo scorso anno doveva esserci anche una lettera di scuse rispetto a nei confronti di Fiandaca. Questo era quanto, per dirne un'altra, insomma. Cioè, i rapporti, i due paragoni non sono assolutamente fattibili, e non ci stupisce che Fiandaca usi a suo uso e consumo certe terminologie, insomma, quando invece lui per primo è stato autore di determinati atti. Va bene, Aaron, ti ringraziamo naturalmente, sappiamo di poter contare sempre e comunque su di te. Grazie a voi. Grazie alla redazione di antimafia2000.com, al direttore Giorgio Bongiovanni, al vice direttore Lorenzo Baldo, che sappiamo essere impegnatissimo in questo momento. E, buon lavoro Aaron, e grazie ancora. Buon lavoro a voi, grazie ancora. Ciao Aaron. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Passo rapidamente la linea a Massimo Bonella, che pare abbia una news urgente. Prego Massimo.
Sì, grazie. Prendiamo la linea da Pineto Oggi TV di Venezia. Dunque, c'è un'ultimissima ora. Caso Mose, Galan non è più deputato. C'è un lancio qui del Televideo, questa è la fonte, ve lo dico subito. La notizia, dunque Giancarlo Galan non è più deputato. L'Aula della Camera ha approvato la relazione della Giunta delle elezioni che ne decideva la decadenza dal seggio di Montecitorio. Dopo la condanna in via definitiva nel processo Mose sulla base della legge Severino. I voti a favore sono stati 388, contrari 40, 7 astenuti. Gli subentra Dino Secco. E nel frattempo alle 23:01, ecco, vi ricordo che in questo momento la nostra testata Pineta Oggi TV è in onda, diretta su Video Telecarnia, con il programma Pineta Oggi speciale. Video Telecarnia, si può ricevere in tutto l'Alto Adriatico sulla frequenza, del 690 del vostro, telecomando. C'è un'intervista in questo momento di Giorgio Bongiovanni a Giulietto Chiesa, una intervista che è andata in onda anche su Antimafia 2000 TV, realizzata a Udine. Bene, alle 23:01 non ci sono altri aggiornamenti. Ricordo ancora la notizia appena arrivata: caso Mose, Galan non è più deputato. Antonella. Grazie Massimo, e direi che questa è la notizia che va giusto a conclusione della nostra trasmissione. Grazie a tutti gli ascoltatori per averci seguito anche questa sera. Vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, sempre alle 22 su Radio Saiuz. Un saluto caro a Rosario Moreno, il nostro regista da Treviso. Ciao Ciao ragazzi, Rosario. buona serata, interessante, ma soprattutto non abbassiamo la guardia. Mai, mai, siamo qui per questo. Un caro saluto a Massimo Bonella, responsabile di pianetaoggitv.net da Venezia. Ciao Massimo. Buon lavoro Massimo. Grazie, anzi vi chiedo se possibile un minuto dalla regia per approfondire una notizia che prima l'ho solamente accennata. Se mi date l'ok, io posso proseguire. Per me non ci sono Sale? problemi. Allora, un minuto di orologio. Ecco, vi avevo accennato da quella notizia che ci è arrivata dall'Unione Italiana, i nostri connazionali che vivono nella vicina Istria. Dunque, c'è un problema che è in crisi la storica casa editrice Edit della comunità nazionale italiana in Slovenia e Croazia. Ecco, vediamo di capire un attimo cosa sta succedendo. Sono giornate cruciali per il futuro di questa casa editrice. L'Edit si trova difatti in un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico, anche a seguito del recente taglio dei fondi ricevuti dallo Stato croato. Per affrontare questa situazione, il 26 aprile il Consiglio d'amministrazione ha varato delle misure per garantire il funzionamento che comprendono il taglio lineare degli stipendi dei dipendenti e la riduzione dell'organico. Nella stessa giornata, il sindacato dei giornalisti e il consiglio dei dipendenti dell'Edit hanno convocato un'assemblea straordinaria in cui hanno esposto tutte le loro preoccupazioni e avanzato le loro richieste. Erano presenti all'incontro, in qualità di rappresentanti del fondatore, anche il presidente dell'Unione Italiana, onorevole Furio Radin, e il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, che hanno assicurato l'impegno dell'Unione Italiana per salvare a tutti i costi l'Edit e la sua testata, la voce del popolo, vero patrimonio della nostra comunità. Ecco, volevo un attimino approfondire questa notizia che mi sembra anche importante. Vedremo di, come dire, di zoomare un po' di più la nostra attenzione verso i nostri connazionali che vivono in Istria. Dunque, alle 23:04 veramente tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Venezia. A voi nuovamente la linea. Grazie Massimo Bonella, saluto ancora il nostro ospite che vedo essere ancora in linea, Aaron Pettinari, il caporedattore di antimafia2000.com, e diamo appuntamento a tutti gli ascoltatori mercoledì prossimo alle 22, sempre su Radio Saiuz. Grazie per averci seguito e buonanotte. Buonanotte. Buonanotte e ricordo a tutti gli amici che ci stanno ascoltando che domani sera 28 aprile alle 20:30 c'è l'appuntamento con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo.
trasmissione che va su Radio Piper Fontana Fredda, Radio Science, tutto il circuito lo riprende, la ritrasmette. E poi alle 22 la nuovissima trasmissione di Luca, che si chiama Social Evolution. Con questo è tutto e andiamo con la sigla. Ciao ciao, ciao Aaron, ciao Massimo, ciao Ugo, ciao Antonella, ciao anche al nostro aiuto regista. Testa ciao condominio. Di casa. E ciao al condominio, sì. Ciao condominio. Ciao ciao a tutti.